Allora, siamo in onda, eh? Ci siamo tutti, ce l'abbiamo fatta. Mavi, oggi il Guinness Rinco del giorno l'ha vinto Eros Pisano, perché è stato quello che ci ha messo più tempo a collegarsi. L'hai dovuto aiutare un attimino, dai. Gli altri non lo sanno, però effettivamente noi tutti i giorni facevamo un attimino il giochino di chi arrivava per ultimo. Invece Matteo ci ha messo 1 minuto e 21 secondi. Il miglior della classe. Ma si vede, Ero, te lo Vabbè, ricordi? lui è tecnologico. No, Ma anche Ero, voi fate tutto veloce, se mi ti può dispiace per voi. consolare, io vabbè, adesso è perché è un po' di volte che lo faccio, quindi so che devo solo cliccare sopra il link che mi manda Michele, altrimenti anch'io ci mettevo 10 minuti prima. Esatto. Infatti la partita Normale, quindi. iniziavamo alle 7 meno un quarto una volta le trasmissioni perché un quarto d'ora era il tempo che ci mettevo per riuscire a far collegare Marillo. Sì, ma poi la prima volta devi mettere il nome, devi fare tutte quelle cose lì. Ho detto, che cacchio devo fare? No, ma poi dal telefono l'ho dovuto mandare al computer, ho dovuto collegare tutto, cioè pensa, disastro. adesso guarda, allora Balvin non è riuscito a scrivere Mavillo Geller ancora e non ce l'ha No, fatta. però non riesco a cambiare. Come si fa a cambiare, scusa? Vabbè, te lo spiego prima. Eros non hanno ancora imparato che ci sono le maiuscole e le minuscole. Vabbè, ma questo sono andato a scuola, è normale. Invece è il mio Matteo, ragazzi. No, ma io sono stato Ma abituato a io fare, sai che praticamente sono anch'io in collegamento spesso con il lavoro e usiamo praticamente lo stesso modo di vederci, perciò sono abituato a fare questo tipo di battute. allora dillo. Partito avvantaggiato Grazie. lui. Grazie. Allora, diciamo che oggi la 6 Indunolona, dove sono io, Cassano Magnago, dove è Mavillo, Pisa, dove c'è Pisano, e poi via, boom, 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 andiamo fino a Toronto, in Canada, dove c'è Matteo. Oltreoceano. Oltre Niente. oceano. Niente, Eh sì. vabbè. Mavi, giusto per informarti, invece, perché ieri Ma sera... se non ricordo male, anche Pisa, tu la Giulia vive a una casa, una famiglia Ma in cos'è Pisa, questa no? confidenza subito con le mogli? Oh, guarda, non ci si potrebbe mai permettere di avere una tale confidenza con le mogli, ci mancherebbe, figurati, se non No, possiamo non mi buttare in mezzo permetterei Giulia. mai. Non smetteremo mai di buttare in mezzo Giulia. Ascolta, dopo la tiriamo in ballo, dopo la tiriamo in ballo. No, e Mattia stavo dicendo che appunto lui direttamente, ecco, Mavi stava informando invece, ecco, che ieri sera abbiamo fatto una puntata con degli amici hockeisti. E hanno insomma lanciato un po' la sfida perché dicevano loro: tre ex hockey varese, insomma, scudettati. Tu sai che in Canada l'hockey su ghiaccio va alla grande, vero Matteo? Vai a vedere Sì, qualche partita? sono andato un paio di volte. A dire la verità, ero molto curioso di vedere com'era dal vivo e mi aspettavo meglio, nel senso che l'ambiente non è proprio meraviglioso. Devi sapere che lo stesso palazzetto fa hockey e basket e io preferisco mille volte andare a vedere la NBA per l'ambiente. Per tutto. Quindi l'ok l'ho visto, sono contento, andava visto, però non ci sono più tornato perché non mi è piaciuto più di tanto. Ah, perfetto. E loro ripeto, hanno lasciato insomma questa sfida, tre ex Varese, insomma, hanno vinto gli scudetti quando erano qua a Varese, hanno lanciato la sfida sulle visualizzazioni, se visualizzazioni se riescono a fare. Sono a 2000, Mari. Hanno superato proprio Sono qualche ancora sfida. indietro però con alcune. Abbastanza indietro rispetto a, non so, a due vostri amici come Zecchin e Neto che hanno superato abbondantemente i 3.500 visualizzazioni. Quindi voi due adesso E vediamo se... stasera, no, Vabbè, stasera li aspetta superiamo. Stasera. un attimo, faccio spogliare mia moglie, ora vediamo. Cosa ci inventiamo? Allora, Qualcosa ci inventiamo. me la Sono dobbiamo aspetta che mettere mi su sa questo togliere la lato, maglietta. cioè... Diamo un appuntamento, noi piace essere precisi, sono le 18:32, restate collegati intorno alle 18:50, ci sarà uno spettacolino di Giulia. Va bene, Grazie. io l'ho già visto Questo comunque. per vincere le sfide, comunque potevate dirlo prima, lo organizziamo. A 18 Morò ha minuti. detto qualcosa. Morò ha Io l'ho già detto visto in qualcosa, ha passato. detto. Sentiamo se invece il vostro amico Fabrizio Grillo, che è stato con noi qualche settimana fa, che spettacolo Eros e Mathieu,
tu, non so, Fabrizio, lui ha avuto modo di vedere, di conoscere Giulia? Ma chi lo sa? Ma può darsi. Io ero sempre ad allenarmi, quindi. Esatto. E poi c'è, grazie a De Nicola, che saluta Pisolo e Mathieu. E Mario, vabbè, un saluto anche a te, giusto per oh, sì, grazie. Grande, grazie, preparati a spogliarti. Esatto, potremmo fare anche con lei. E poi dopo mi fai Juventina, lascia stare, lascia stare. Allora, Juventina. Ragazzi, mi fai così volte. Papini scrive col Facebook della figlia, ecco scritto sono Papini, saluta tutti. Papo è un grande, perché tutte le puntate scrive la stessa cosa, tanto ormai l'abbiamo capito che è lui. L'avete mai invitato? No, perché non è uno dei propri. Allora è questo, lui vuole essere invitato. Secondo me Mavi è come te, ha scritto Mavi e schiaccia invio, lui uguale, ha scritto sono Papini, saluta tutti e invio tutte le volte. Dai, Nicky, ma intanto glielo fa, lo facciamo lui. Collegare. Allora, preparati che settimana prossima sarai il pezzo forte. Noi teniamo una delle ultime puntate per fare il botto, assolutamente. Grazie. Allora, Matteo, io direi partiamo un attimino da te. Sei in Canada, e a Toronto, giusto? Allora, prima facciamo una parte leggermente seria, dai. Ci racconti come stanno andando le cose, insomma, anche voi siete chiusi in casa. Sì, come tre quarti dei canadesi, nel senso che le misure sono un po' meno drastiche che da voi. Nel senso che possiamo ancora fare qualche cosa fuori, negozi, certi negozi sono ancora aperti, possiamo andare a fare un po' di corsette, insomma andare al parco, questo si può fare, mentre comunque tutti i ristoranti, i bar sono chiusi, perciò non è che c'è tante cose da fare, però non è come da voi, non è proprio chiuso in casa 24 su 24. Ascolta, ma... Matteo, raccontaci un attimino come mai questa scelta. Tu hai finito di giocare a Varese, poi dopo lo racconteremo nel 2012, poi hai fatto un'altra stagione e poi questo cambio di vita così. Guarda, la figlia di Varese mi ha un po' scioccato, sinceramente. Adesso parliamo di 7 anni fa, quindi è tutto passato, ma sono rimasto un pochino deluso. E quindi ho dovuto cercare un'altra piazza. Sono andato al Venezia, all'inizio è andato tutto bene, poi mi sono reso conto che la passione per il calcio giocato perlomeno veniva a mancare, e quindi a dicembre ho preso una decisione drastica. Anche grazie per la foto, fa schifo quella. Mamma mia! Meno male te ne sei andato. a dicembre ho deciso di smettere col calcio, e all'epoca c'era la possibilità di venire in Canada. Mia ex moglie è canadese, quindi abbiamo preso questa decisione. Era quella che pensavamo la migliore per noi, per me, per i ragazzi, perché i ragazzi all'epoca erano piccolini e quindi volevamo dargli un futuro. E è venuto così. Sembra una decisione di una vita, invece è successo tutto molto, molto veloce. E cosa fai adesso in Canada? O meglio, cosa hai fatto in questi ultimi 6 anni in Canada? Ultimi sette anni? Beh, praticamente sono partito con l'idea di fare tutt'altro e invece velocemente mi sono reso conto che era meglio fare quello che sapevo fare di meglio, e quindi sono rimasto nel calcio, quindi mi occupo della parte dei portieri per un'accademia italiana qui in Canada, qua in Toronto. E in parallelo a questo faccio professione di educazione fisica per una scuola privata. Ah, professore di educazione fisica sei. Sì, okay. Guarda, ti immagini io come professore. Vabbè, però dai, hai fatto bella figura con tutte le maiuscole e via dicendo. Sì, ci saluta Stefano Bianchi. Grazie a De Nicola, invece continua a Pisolo, rifacci la rovesciata nel bidone, è vero, anch'io non ci credo. Sei riuscito. Poi porto i saluti anche di un grande prof preparatore, anche lui professore di educazione fisica, Ciro Improta. Matteo, come hai fatto a conoscere Improta? No, Improta.
Ah, ok. Il preparatore, infatti, dice, sì, ciao, sì. Matteo, ma quando l'hai conosciuto tu? L'ho conosciuto alla Pro Sesto. Ah, ciao, ecco. Esatto, esatto. Sì, e poi sì. Faceva anche... correre anche i portieri, faceva correre. Sì, guarda, io per farmi correre ci voleva molto di più. Esatto, vabbè, allora giusto per far capire invece perché c'è, allora, grazie che si fa gli affari di famiglia, il grande Eros, ma Giulia è meglio, io sono fuori quota, e quindi allora io direi che possiamo anche far capire un po' quello che aspetterà la gente tra pochissimo. Oh, era la faccia di mia moglie, aveva visto Mattia, aveva visto. Te la ricordi questa foto? Io con in mano la missione di Varese Sport come settimanale. Te la ricordavi questa foto? Mi sa che ce l'ho anche in giro per Facebook questa foto. Ora non mi ricordo che periodo fosse, però sì. Anche perché in quel periodo si andava spesso a vedere il basket, era un bel momento anche per il basket, il calcio, c'era tanto entusiasmo. Esatto. Ascolta Eros, invece giusto perché ho un po' di foto da far vedere come quelle di Matteo da sfogliare. Ah! però io spero che sia andato indietro. Esatto, ma se vuoi ti posso far vedere queste che sono andato tanto indietro. No, guarda, non posso più parlare, basta. Oddio, no, però poi dopo ne ho anche di più belle. Però davvero, allora tu hai fatto la diciamo tutta la trafila nelle giovanili, insomma, del Varese, e poi sei arrivato comunque alla prima squadra. E, insomma, che cavalcata è stata? Che è stata? Che cosa ti ricordi, insomma, di quelle stagioni? Ma sicuramente devo tanto alla piazza di Varese, ecco, sono riconoscente, perché è stata una lunga cavalcata, ecco, soprattutto partire dalle giovanili, poi ho avuto l'occasione che quando la società è fallita, è partita dall'eccellenza, io ero un ragazzino di 17 anni e la famiglia Sogliano ha visto qualcosa in me, da lì ci ha sempre creduto. Nonostante magari anche periodi non felici della mia carriera, magari un po' in difficoltà, ecco, per l'età, per la categoria, magari per il cambio di categoria, ecco. Però poi credo di avergliela ripagata, ecco, tutta questa fiducia. Ecco, allora, poi dopo, sempre per parlare di foto, adesso non me ne voglia l'amico Bavillo, però sono andato un po' a cercare così, e caro Eros, non è che ne fate tantissimi di gol a Varese, no, però uno l'ha fatto noi. Qui a Novara l'ho fatto, esatto, qua col Novara in casa, poi magari raccontiamo anche di questa partita. Qui sei sempre incredibile, poi l'hai rifatto a Novara, perché qui hai la maglia, esatto. Che bellissimo. E ti voglio far vedere questa foto qui, guarda che movimento, che gesto. Sei quello con la testa in basso. Che bella partita. Esatto. Poi, tra l'altro, qui vediamo incredibile. Il nostro amico Ludi che correva indietro, già all'epoca rimaneva indietro. Tu dove eri in quel contesto, Mavillo? Io stavo litigando con Sogliano. il secondo chi era? Baiano di Sannino? Sì, secondo me era molto difficile litigare con Sergio Sogliano. No, con Baiano, che poi naturalmente si è nascosto e poi è saltato fuori Sogliano, e sotto passaggio è successo un po' di casino, però quella partita lì, ragazzi, penso che in 7 anni non ho mai visto così tanta acqua, cioè se avesse bevuto per 7 anni non chiedeva così tanta acqua, incredibile. Guardate qui quell'acqua, e forse per quello che Eros riusciva a segnare, perché lui invece... Era come i piloti di Formula 1. Bravo a notare. Esatto. No, no, me lo ricordo che aveva fatto gol. Esatto. Mortacci sua. Vabbè, è stata una gioia per loro in quel momento. Poi... Ma poi quella partita... Poi ci siamo rifatti alla fine. Si era giocato in due volte, vero? Esatto. Infatti lo volevo raccontare io, che la partita poi era stata... Sì, un tempo. Però ha ancora fatto gol il giorno dopo, no? Esatto. Sì. Ero fresco. Tutti sono andati a casa, lui è rimasto per non perdere. Io veramente me lo ricordo, uno dei ricordi che ho, che nel sottopassaggio
intanto che si era lì a discutere e io che ero preoccupato di dover tenere, perché c'era la televisione che chiedeva informazioni, per cui dovevo farmi dire qualcosa da passare, e io ero impegnato a tenere Mavillo che lo portavo, e dicevo dai Babi, vai via, lascia perdere. vabbè, infatti, infatti ho dovuto andare via Sogliano per poter tornare tu a Varese, Mavi. No, l'ho già detto mille volte, mi sarebbe piaciuto non tornare a Varese in quelle situazioni, cioè sono tornato, a me che ero finito, e quindi, ma se il Varese non fosse fallito, fosse ripartito d'eccellenza, vabbè, probabilmente la mia carriera l'avrei finita qualche due anni prima, un anno e mezzo prima, però vabbè, ci sono tornato, eravamo riusciti anche a fare una sorta di rinascita, però è stato un salto nel vuoto, è ricaduta subito in fretta. Allora ragazzi, invece adesso io voglio farvi vedere questa, questa fotografia, queste due, sono due momenti diversi. Che cosa vi ricorda questa partita qui? Ma cos'è? Playoff? Esatto, sì. Adesso, semifinale da quella partita? Allora, contro la, il Padova, no? Esatto, questa sì. È contro Padova, io ve la volevo spacciare invece per quella la Cremonese della promozione. Ah, ok, meglio. Sì, che quella lì era andata benissimo, però vedi che Mattia, lui è molto attento. No, allora, invece che ricordo avete di quella che forse è stata per tutti e due, insomma, Varese, poi ha avuto la fortuna di vivere un'altra finale andata male, quella contro la Sampdoria, però voi che avete vissuto quella lì, da protagonisti per la promozione dalla C1 alla B, che ricordo avete? Partiamo io, da Matteo. Io ti dirò le cose ufficiali e poi Piso ti dirà le cose dietro le quinte, cose che abbiamo fatto dietro le quinte. Esatto. Intanto ti racconto la versione originale, la ufficiale, quella che tutti quanti conosciamo. Beh, questo sono momenti che tutti i calciatori vorrebbero vivere. Eravamo un gruppo fantastico, ma veramente. Si usa dire sempre che il gruppo era fantastico, ma la verità è che era davvero un gruppo veramente bellissimo. Abbiamo fatto un'annata difficile, travagliata. Siamo arrivati ai playoff stanchi, sicuramente non da favoriti, ma ce l'abbiamo fatta, e quella partita contro la Cremonese è stata, non parlo della prima partita all'andata, ma al ritorno c'era quella convinzione che ce l'avremmo fatta, e eravamo tutti abbastanza stranamente sereni, e poi è successo quello che tutti quanti sappiamo, vinto 2-0, anche se sul momento, a dire la verità, quando siamo all'ottantesimo e siamo ancora sullo 0-0, un pochino di dubbi ti vengono in mente, poi c'è Buzzegoli che fa gol e poi l'esplosione della felicità col secondo gol. Bellissimi ricordi, anyway. Eros, quindi le cose non ufficiali che non si possono dire? Che non si potrebbero. Io non ho capito nemmeno la domanda, sinceramente. Ma scusa, non dovevamo parlare della finale con il Padova? Ho capito male. No, sì, no. Siamo tornati su Cremona. Ho detto, sì, così ti vedi bene. Ho detto che quella era la finale, però vi volevo spacciare quella foto per la finale in realtà con la Cremonese, che è quella che abbiamo vinto. Quindi, no, allora, esatto, ma poi diciamo che per te, Eros, che comunque l'hai detto prima, sei partito dall'eccellenza e praticamente lì è stato l'apice, il punto più alto toccato in maglia Varese, perlomeno per te. Che cosa aveva significato quella giornata lì? Che cosa ha significato? Ma di Cremona o di Padova? Cremona. Ma è live? Sì, C1, sì, la promozione. Oh mio Dio! È live, non è la DURS. No, io... Allora, Pito, se vuoi ti tolgo un attimo dalle impasse. Daniele Efrem, bella foto. È il mister del San Marco che abbiamo avuto con noi settimana scorsa insieme. Ma chi lo conosceva? Ma come ha fatto arrivare lì? Me lo spiegate? Efrem, perché è amico di Mariella, la Monica. Ah, infatti gliel'ho detto. È la prima cosa che gli ho detto. Esatto. Sei divertito, gli ho detto, eh? Esatto.
No, però è un tuo amico, Daniele, perché come fate a conoscervi? Sì. Comunque tutti e due di Busto, poi andavamo a scuola insieme, nel senso che ci beccavamo sul pullman, poi a scuola non entrava nessuno dei due, per cui poi abbiamo passato parecchio tempo insieme. Poi abbiamo la stessa passione, lui è appassionato di calcio, infatti ora prova a fare l'allenatore, ma... È messo male ora parecchio. Si, finché le sue punte sono Bomber Andreoli, vero Mavi? Cioè, dove può andare? Bomber è un grande. Deve smettere, però è un grande. Senti, invece Riccardo Grossone ci dice: strano Mavi, perché sei uno che non litiga mai, si vede che non ti conosce. Ha ragione, ogni tanto capita anche a me, dai. Che Riccardo Grossone, secondo me, ora che ho detto che il Bomber deve smettere, Bomber Andreoli scriverà sicuramente. Esatto, vediamo se scrive. Invece Corrado Castiglioni saluta Eros e Matteo, un abbraccio, che bei tempi. Grande Corrado. E lui infatti sta testimoniando, vedi, ma lui dice: Mavillo, Sean se non lo tenevo altrimenti ti melava, vedi che lui teneva Sean e io ero quello che teneva te. Quindi insomma, abbiamo finito l'episodio. Matteo era già chiuso in bagno, aveva paura. Esatto. Allora, adesso, cambiando argomento, vorrei farvi vedere questa foto, Eros, che è quella di prima. Quella della finale col Padova. Però con te vorrei parlare di un'altra finale, quella che è l'anno prima con la Cremonese. Okay. Abbiamo vinto dalla Cina, Matteo ci ha raccontato qualcosina prima, ecco, vorrei sapere anche il tuo parere. Quindi, se ho capito la domanda, si parla della finale con la Cremonese. Bravo. Anche perché il Padova era semifinale. No, è stata una bella partita, perché poi comunque è finita bene, abbiamo vinto, è stato veramente l'inizio di qualcosa di importante che poi abbiamo fatto in futuro, ecco. Il bello della nostra cavalcata, l'ha detto Mattia, è stato quel gruppo che comunque era unito, era un gruppo di ragazzi che aveva voglia di mettersi in mostra, voleva dimostrare, voleva diventare, c'erano giocatori giovani che volevano diventare dei calciatori professionisti. E con la squadra un po' di giocatori li ha lanciati, ecco, nel calcio che conta. E in più avevamo un allenatore che, dopo di lui, poteva aver tutti, perché ci massacrava dalla mattina alla sera, però credo sia stata anche la nostra forza, Sannino, che è riuscito a creare una mentalità vincente che non era facile, perché comunque partivamo sempre per non per svantaggiati, ma non per favoriti, ecco. Siamo conquistati tutti sul campo. Esatto. Eros, vorrei parlare con te, giusto perché appunto ho qualche foto da farti vedere, anche di quello che è successo dopo, insomma, dopo Varese, insomma, sei andato a Palermo, Verona e anche qualche esperienza in Inghilterra, quindi forse per quello che adesso hai difficoltà con l'italiano, perché mai sei abituato a snocciolare l'inglese. Sono andato in Inghilterra, in Italia non capivo, però in Inghilterra è andato a peggio, allora sono tornato indietro. Però Pisano si scriveva Pisano anche là. Oh. Sì. Pisano. No, senti, che esperienza è stata in Inghilterra? In Inghilterra. Due anni e mezzo, quanto sei stato? Due anni. È stata bella perché comunque è tutta un'altra atmosfera, tutto un altro calcio, diciamo, era un po' il calcio che piace a me, molto fisico, molto di grande corsa, calcio divertente perché comunque si giocava box to box e le partite non finiscono mai in Inghilterra, veramente, son partite, poi anche la mentalità del calciatore, ecco, anche... Se vai sotto di due gol in Inghilterra fino all'ultimo secondo non ti lasciano niente, non mollano di un centimetro. Quindi poi vai in un ambiente, in stadi veramente stupendi, sempre, sempre pieni. È stata una bella esperienza, ecco. Poi volevo imparare l'inglese, ma stava dura. Ce l'hai fatta? Anzi, sono andato a vedere due o tre interviste di Eros in inglese e mi ha sorpreso in positivo. And now we can speak in English. Matteo, you speak English, vero? No problem. Ok, no. Ma scusa, ma non parlate in francese lì?
Sì, no, perché io sono da parte anglosassone, nel senso che Toronto si parla inglese. A Toronto okay. Si parla l'inglese, quindi now we can speak in English all together now. Mavi, you have some problem if we speak in English? Cassano, tutti parlano inglese. è andata via la comunicazione. C'è l'audio. I speak English. I speaking. Spying finale. No, diciamolo pure, sta facendo. No, però su Cruise posso fare una domanda Eros sull'inglese? Sì, aspetta che ti facciamo venire bello il primo piano. No, a parte quello, poi magari lo chiamo in vato. No, vai, fagliela qua. No, io ho giocato con Nicola Ventola e lui. E io la sto facendo, Michi. Io ho giocato con Nicola Ventola e lui raccontava, avendo giocato al Crystal Palace, che comunque non esisteva il ritiro, ma gli è capitato un paio di volte che per dire il portiere una volta è arrivato un minuto prima che iniziasse la partita, l'hanno messo dentro, era già indistinto e è entrato a giocato. Cioè cose mai viste. Adesso io non so quanto fosse montata la storia da Ventola, ma funziona davvero così lì in Inghilterra? Diciamo che il pre-gara non è come un pre-gara italiano con tensione, pressione, non si può sorridere, bisogna mangiare determinate cose, è parecchio libero, ecco. Loro prima della partita... Ma non c'è il ritiro, cioè ti presenti un uomo no, il ritiro non c'è. Partita no, e basta. No, il ritiro non c'è, noi ci trovavamo 2 ore e mezzo prima della partita perché volevamo mangiare insieme, la società voleva che mangiassimo insieme. Quindi mangiavamo insieme, poi ognuno andava in spogliatoio, ma poi in spogliatoio musica a tutto volume, gente che ballava, rideva, scherzava fino a un minuto prima della partita. Però poi in campo veramente sono degli animali, cioè io credo sia proprio mentalità, ecco, perché cioè, fino a un minuto anche nel riscaldamento c'è gente che ride e scherza, però poi in campo sono determinati e concentrati, quindi credo sia solo abitudine, ecco. Hanno una bella abitudine comunque. No, per quello sì. Perché ecco, vivono il calcio perché è uno sport, ecco, non tutto lì. Se ti faccio vedere questa foto, invece Eros, arriviamo oggi. Se dico chi l'ha fatta non ci credi, ma lo voglio dire. L'ha fatta Giulia. No. Perché? Io perché poi, non puoi dire? No. Chi è che l'ha fatta? No. Ma lo comunque conosciamo? No, beh sì. Sì. Allora dillo, se tanto non lo conosciamo. No, non lo dico. No, è un altro momento della mia carriera, ecco, ora avevo bisogno di tornare a giocare, ecco, perché è stato 6 mesi senza squadra, tornato dall'Inghilterra, ho trovato un accordo qui a Pisa, dove meno male sono anche a casa, mi trovo bene, la piazza è una piazza con grande entusiasmo per la Serie B, veramente ti fa sentire giocatore di calcio, ecco qua, poi anche la città è bella, è vivibile. Allora, attenzione. Tra l'altro, ho letto qualche giorno fa una sua intervista su Tutto Mercato Web, se non sbaglio. Ma è appena rientrato, la prima partita col Pisa, hai fatto gol con la Cremonese anche? Non era la prima, però era una delle prime. Ah, è per quello che tu non capivi Cremonese, perché legavi al gol del Pisa e quindi non riuscivi a... all'ultimo, sì. Esatto. Allora, adesso io voglio farvi vedere un secondo questa foto. Bressane è stato con noi settimana scorsa, quindi non c'entra nulla. Moreau c'è, è presente. E chi manca? Oh, c'è quel capello, me ne vado. Ragazzi, io non sento. Oh, però. Ci senti, Ale? Ti hai messo già anche cravata? Stavano detto era Sky, oh, uno scherzo, hanno fatto lo scherzo. Oh, ragazzi, senti che lui è l'unico che sta lavorando, è vero o no, Ale? Beh, io sento poco. Non ce l'hai le cuffie? Le cuffiette devi mettere. È sparito.
sulle cuffiette. Speriamo che sia andata a prendere le cuffiette. Quindi tra poco dovremmo avere in collegamento anche con noi Camisa, che probabilmente ha schiacciato qualcosa. No, stavamo dicendo, quindi Eros, che sei tornato tra l'altro a Pisa, perché tu eri già stato a Pisa. Cosa avevi fatto anche da 6 mesi forse solo, però eri tornato indietro. No, avevo fatto un anno, avevo, sì, avevo 20 anni, la mia prima esperienza qui era un Pisa strutturato, ecco, perché comunque c'erano nomi come Kutuzov, Cerci, Castiglio. È stato un Pisa dove siamo arrivati anche in semifinale playoff con il Lecce, allenatore era Ventura. È stata una bellissima esperienza che mi ha aiutato veramente a crescere. Ti ricordi, Eros, che c'era Sannino che diceva sempre che non avevi fatto un cazzo quell'anno di prima? Che io ero massacrato. Insomma, ho fatto i semifinali di playoff. Mister si incazzava, era vero. Tutte le volte gli rispondevo impazzivo. Sì, mi ricordo. Un episodio particolare del mister non ce l'hai da raccontarcelo? Oh. Ne ho uno, ma... No, è da censurare. Guarda, adesso lo vedi, vedi che ci sei solo tu. Noi stiamo tutto no, tempo. No, è da censurare. È da censurare. Però ne ho un altro del ritiro all'Aveno? Bravo. allora, Matteo. No. Anche tu tanto sei in Canada, che te frega, sei in Canada, non ti interessa più niente. Tanto è già sono... divorziato. No, guarda, quanti scherzi, quando sai come si dice a Las Vegas rimane, le cose che fai a Las Vegas rimangono a Las Vegas, è la stessa cosa la Veno, rimane okay. Là. Fabi, io e te siamo mai stati a Las Vegas? No. Alla meno sì, ma la meno è meglio. Eccolo qua, è tornato. Adesso mi sento meglio. Oh, pensa, cioè abbiamo proprio chiuso. Siamo partiti con Pisano che ha la Airport da ricco. Morò, poverino, le cuffiettine, tu sei ripresentato senza. Vanno così male le cose. Io senti, infatti, io con la tecnologia non vado molto d'accordo. Senti. Ciao Ale. Allora, Alessandro Camisa, che sei in collegamento da Lecce, perché siccome ci veniva scomodo fare un Pisa Toronto, ci siamo fatti la pausa a Lecce. Ma raccontaci un po' cosa stai facendo nella tua Lecce. Cosa sto facendo? Intanto sono rinchiuso in casa, come tutti. Però vai a lavorare. Sono elegante. Lui abitualmente in San Bruno sta così. Almeno se muore sei già pronto, capito? Che dia. No, niente, ho acquistato 3 anni fa, 4 anni fa una tabaccheria e quindi la gestisco con mia sorella. Infatti sono ancora qui. Fai pure pubblicità, di l'indirizzo, che così chi viene a Lecce ti viene a salutare. Ah, sì. C'è già Carrozza che gli compra tutte le sigarette. Carrozza, li dici a me? E te che gli prendi? No, Sandro sarà a 56 chilometri. Però vi vedete, capita? Sì, mo da tanto non ci vediamo, la verità. Da un bel po'. Però ci vediamo spesso quando cade, anche perché d'estate poi io vado da quelle parti, c'è un ristorante, ne vado lì. Senti, abbiamo... Insomma, voi tutto bene? Sì, dai, noi tutto bene, insomma. Quello che tanti capelli. Esatto, tanti capelli. Tutto bene. Ovviamente ho fatto il caso, no? Oh, a 10 di marzo avevi vinci così, a furia di stare a casa adesso. Allora... Amorò, ho fatto vedere questa foto per partire. Oh, mamma mia, mamma mia, oh. Questo dai. Era già il virus, c'era già. No, sai che mi è sembrato Viso? Buco, quello di Sanremo, come si chiama? Non c'è più buco. Questo è giusto, gli ha preso la migliore. Guarda qua che fisichino. L'hai mandata a te, l'hai mandata. Ma sapete perché gli ho fatto vedere quella foto qua?
sai. Perché la maglia che in mano l'aveva presa per me, me l'ha regalata poi a me. No, per la verità, se volete, ho anche questa di Moro. Vabbè, ma andiamo di mare in pezzi. Già meglio. Bello sbagliatello. No, già meglio, ma c'è. Era più lontano, almeno. No, allora Ale, raccontaci velocemente, perché poi so che magari forse devi tornare anche alla tabaccheria. Sì. Cosa sono stati per te quegli anni? Ha detto così, cioè, la tira. Quegli anni a Varese, insomma, lo dicono tutti, lo raccontate tutti, vero Mavi? Abbiamo avuto diversi protagonisti di quelle stagioni e si era riuscito a creare una chimica, il spogliatoio, un gruppo che poi porta a risultati importanti che sono arrivati. Vabbè, quella era, cioè, non era un gruppo, era una famiglia più che altro. Cioè, è difficile trovare situazioni così, parlo per me, nel senso che comunque le gare con tutti i compagni, con la società, con tutta la rete, è una cosa che non succede, diciamo, ogni anno, no? Automaticamente quando sei unito, c'è spogliatoio, va tutto bene, i risultati, diciamo, è quasi in automatico. Ascolta, a parte questa foto che poi con Ferreira Pinto, che dopo è arrivato anche a Varese, ma forse ve ne eravate già andati tutti da Varese. Sì, io non c'ero. No, io non c'ero. Esatto. Poi dopo Varese c'è stata forse che soddisfazione è stata per te? No, dopo Varese ho fatto 3 anni a Vicenza. Sì, sì, quello sì, però sì. Saltiamo poi alla tua Lecce, perché comunque hai avuto modo di giocare a Lecce, nella tua Lecce. Tra l'altro anche con varesino Checco Lepore, che salutiamo. Sì, sì, ho ritrovato pure Checco. Lecce dopo... Diciamo che ho fatto l'ultimo anno di professionistico in Lecce. È stata un'esperienza positiva da un lato, perché io voglio ritornare a casa, di tornare a giocare a Lecce. Non è andata benissimo a livello sportivo, però poi ho fatto l'ultimo anno, l'ho fatto poi nei dilettanti qui vicino a casa, a Nardò, e poi ho deciso di dire basta, perché non... Perché dovete prendere una parte. Allora, giocavo a tennis io. Grazie, saluta anche te e dà un bacio a Santiago. Grazie, poi grazie. Abbiamo un altro amico di tutti che è Marco Boff, che non ce l'ha fatto. Marco Boff, non so, tu hai conosciuto? Sì. Ah sì, saluto grande Marco. Esatto. Su Facebook. Esatto. Sono rimasto in contatto bene o male con tutti lì. E poi grazie a niente che ci ricordava sempre quella famosa partita sospesa per pioggia. C'eri anche tu, vero, quando c'era il Varese Novara sospeso per pioggia all'intervallo? O eri già andato a Vicenza, Ale? No, c'eri. No, c'ero. C'ero. Te lo ricordi benissimo, vero, che eri fuori onda di Geller che si stava picchiando con Sogliano. Sì. Quello è quando ti vuole troppo bene, no? È normale. Ah, lascio a te invece dirigere un attimino adesso il traffico per questi altri 5 minuti, se vogliamo parlare un po' semiseriamente di quello che può essere il momento attuale, e quindi il discorso coronavirus, si riprende, non si riprende. Ero se è interessato, perché se riprende o non riprende, insomma, lui deve riprendere prima o poi. E invece magari la visione di Alessandro, insomma, che è Matteo in due parti diverse, giusto Mavi, cosa ne dici? Sì. Quindi tu cosa pensi, Eros, di questa querela adesso sulla ripresa? La Serie A vuol fare in un modo, la Bissadega, la C lancia programmi anche per le prossime stagioni? Mi baso su quello che leggo, ecco. E ora c'è tanta incertezza, sia comunque per chi deve decidere, che provano a stilare protocolli, ma creare il Serie A siano... magari possibile, ecco, applicare questi protocolli. In Serie B la vedo più difficile, e quindi poi bisognerà anche vedere quanto veramente questo virus stia migliorando, ecco, perché comunque i numeri sembrano sempre abbastanza alti nel nord Italia. Ora io la vedo difficile la ripresa del campionato.
Ecco, ma tu che sei ancora in attività, sei un professionista e in questo momento che sei fermo, al di là di giocare in cortile, buttare il pallone per riuscire a fare canestro sul balcone dentro nel bidone della spazzatura. No, questo non è nemmeno capace di farlo. Esatto. Secondo te, se dovessero dirvi, ragazzi, ok, al 6 maggio potete andare a allenarvi, quanto tempo pensi che ti voglia poi per voi per riprendere? Tanti dicono come rifare la preparazione estiva per poter essere in forma, per poter poi giocare una serie di partite magari anche più concentrate, perché dovendo per finire stagione farne più in fretta. Sì, grazie. Il discorso è, sono tante le problematiche, perché anche soprattutto legate all'infortunio, ma logicamente bisogna fare una preparazione, una mini preparazione. Poi sarà da valutare che comunque ci saranno tante partite ravvicinate, ci sarà un clima dove sarà un clima estivo, ecco, sarà tanto caldo, per cui ci saranno tanti fattori da valutare, ecco. Logicamente noi vogliamo ritornare in campo, ma ci devono essere tutte le situazioni, ecco, e sicuramente la sicurezza deve essere la prima cosa, ecco, anche perché soprattutto per il rispetto per tutte le persone che comunque hanno perso la vita per questo virus, credo che sia doverosa, ecco, non creare altri focolai per il calcio, ecco. Vedo la prima cosa sia la salute, ma non solo per i giocatori, ma per tutte le persone. Non so che decisione prenderanno, però non vorrei sapere chi la prenderà. No, dicevo che non so che decisione verrà presa per questa fine del campionato, ma non vorrei essere nei panni di chi la prende, perché in ogni caso la decisione verrà contestata. Ecco, sicuro che si riprenda o no, non si farà scontento sempre sarà qualcuno. Sarà polemica in ogni caso. E ascolta, lì in Canada, com'è Matteo? Anche lì hanno sospeso tutti i campionati, com'è la situazione? Tutto sospeso da inizio marzo, NBA, hockey, tutto. Abbiamo sospeso tutto quanto. Abbiamo fatto le stesse misure di voi, ma un pochino più tardi, 5-6 giorni dopo. E ascolta, però lì stanno ancora aspettando, perché per esempio in Italia ormai il calcio praticamente è rimasto l'unico a non avere ancora chiuso le stagioni. Tutti gli altri sport, quindi la Serie A di basket, la pallavolo, hanno chiuso, cioè nel senso hanno già detto la stagione è finita. Lì sì, credo che sia attivato tutto quanto a questo punto, anche perché la NBA e le partite in generale americane sono molto di più di quelle italiane, perciò sarebbe troppo da riprendere, da recuperare, e quindi abbiamo archiviato tutto. Ecco, Ale, tu invece cosa ne pensi ormai da spettatore? No, ma Michi, è un disastro. Un disastro perché, come diceva Piso, bisogna, se uno deve iniziare già col caldo, è un problema nel senso la preparazione, bisogna stare attenti agli infortuni, e poi bisogna vedere come iniziare a porte chiuse. Cioè, comunque è una situazione, un campionato falsato in tutti i sensi. Bisogna annullare il campionato dell'anno prossimo, si inizia con le stesse squadre. Cioè, sinceramente, io personalmente non riesco neanche a farmi un'idea, perché è una cosa talmente strana, talmente difficile, che bisogna vedere anche a livello di regolamento cosa dice la Lega, cosa dice il governo, cioè, non lo so. Bisogna vedere anche le serie inferiori, no? Anche il discorso, parliamo della Serie C, faccio un esempio, il discorso stipendi, società, non so, è un casino totale, credo. Non lo so, sinceramente non saprei dare una risposta a queste cose. È un campionato falsato, questo è certo, però iniziare non saprei dare una risposta, sinceramente. Allora, siccome siamo andati sul troppo serio, io direi che il livello può scendere com'è nel nostro stile, vero Matti? Perché anche perché non riusciamo a fare i seri, quindi come arriviamo ai seri, c'era un silenzio, sembrava che era andato via l'audio tutti. Però grazie a Nicola, che è questa battutina che è sui miei livelli. Con Camisa potevi fare il collegamento anche con Casisa. Voi lo ricordate, Casisa? Hai giocato così? Certo. Potrebbe
La prossima la fate, dai. La prossima facciamo, facciamo Casisa e Camisa e Casisa. Che bella coppia. La bella coppia, esatto. Allora, vorrei, perché siamo quasi in chiusura, perché insomma poi dopo so che dovete andare a preparare. Allora, intanto Mattia, da te cosa sono circa? Le, la 1 e 10? Sono le, la, sì, praticamente è 6 ore sempre meno di voi. Esatto, 1 e 10, adesso quindi che cosa andrai a mangiare? Chi prepara da mangiare? Veramente, guarda, ho continuato a mangiare italiano, io mi sento italiano sempre comunque. Sono, okay. Ovunque vado, sono sempre circondato da italiani, guarda. Vabbè, anche perché in Francia che mangiate, oh. Vorrei scappare in Alaska per trovare gli italiani, che senti chi parla, guarda. No, no, mangio italiano, sai, io ho, cioè, i figli italiani, perciò faccio tutto come... E poi c'è una... moltissime persone italiane qua in Canada, qua a Toronto, perciò non mi sento troppo spaesato. Ma è vero che un figlio mi assomiglia? Alla grande, c'è lo stesso ragione. Eravamo troppo amici in quel periodo. E infatti mi ricordo qualche serata. Era troppo gruppo. Avevamo anche qualche idea strana, come ti ricordi? Casisa saluta ma è al lavoro. Casisa saluta ma è al lavoro. Gli unici in Italia che lavorano sono Camisa e Casisa. Casisa. Non so dove è che sta, no? Parma, a Parma adesso. Penso che alleni anche qualcosa a livello di settore giovanile. Ci siamo sentiti qualche tempo fa, perché anche con lui ogni tanto salta fuori qualche ricordo su Facebook e via. E... E cioè, adesso non so, però lavoro, non so cosa faccio sinceramente di lavoro. Ale, ma tu col calcio zero proprio? Cioè, nel senso, fai o fai ancora? No, no, per adesso mi sono dissociato, nel senso, dopo che ho smesso ho fatto un qualche mese per allenare i piccoli, poi diciamo che avevo c'era bisogno qui, no? Perché comunque io ho avuto mia cugina che si è assentata, quindi ho detto basta per adesso, poi vediamo più là. Senti Mavi, perché non sono capace? Però avete presente a Striscia la Notizia quando fanno vedere le foto di due che sono uguali, che ci assomigliano? Io adesso non riesco a farlo perché non l'ho preparata. Ma non ti ricordi un casino Marra, Camisa? Sì, con la barba, sì. Il modo sì, di parlare. No, ultimamente si assomigliano parecchio. Esatto. Conosci Barrazzo? Cioè, sai chi è Barrazzo, Camisa, Ale? Sì? Barrazzo, sai? Non penso che lo conosca. Barrazzo, no? Barrazzo. È venuto a giocare a Varese e che perché lui con Ebagua sono quelli che hanno segnato più gol della storia del Varese. Lui ha fatto e ti assomiglia molto. Dopo ti faccio una foto della mente. Va bene, ragazzi. Allora, salutiamoli uno alla volta. Intanto congediamo Alessandro, lo ringraziamo per essere stato con noi. Ale, sei stato molto carino. Ciao Ale. Ciao Ale. Ecco, ti volevo solo dire una cosa. Ale. Le maglie tue le ho tutte, quella del Lecce no, ne è avanzata qualcuno? No, ma mi sembra male. Allora dopo ti mando l'indirizzo. Ecco perché salutiamone uno alla volta. Infatti, non guarda casino. Infatti mi saluti, io non ce l'ho per te, lo dico io. Allora, dopo ti mando l'indirizzo così magari me la spedisci appena ripartiamo. Va bene, okay. Va bene. Ciao Ale, grazie. Ciao a tutti. Allora, abbiamo salutato anche Casisa. Matteo, a te no, tranquillo. No, passa direttamente a Eros, perché io non ce l'ho la maglietta. No, guarda che io me lo ricordo ancora. Tu e questo mi lascia per ultimo. Guarda, guarda, le tue dell'Inter hai a casa tu? Io te l'ho dato quella dell'Inter, sì? Hai capito? Forse non ce l'hai neanche più tu perché l'hai data a me. No, credo che ne ho una sola dell'Inter. Basta. Quindi sei uno dei pochi che ce l'ha. Esatto, poi consentimelo, ne hanno fatte tre. Una ce l'hai tu. Mica veramente, poverino. Ce l'ho io, ce l'hai tu, ce l'hai mia mamma e basta.
Quindi Eros, vabbè, la tua di Pisa, abbiamo la stagione, speriamo che riprenda, se no vedi tu come organizzarti per la del Verona. Ragazzi, ieri stanno lavorando. Ecco, questa è la mia. Ciao! No? Questa è la mia, no? Ti vado a salutare per questo. Ciao, piccola. Scusa, non doveva arrivare... Praticamente... Michele, hai messo Eros nella condizione di che devi decidere se i campionati vanno avanti o no. Gli hai detto, vedi tu cosa vuoi fare con la maglia. Esatto. Se ne hai a casa uno e riesci a spedirla, vai tranquillo che tra 15 giorni si riparte. Scegli tu un pochettino cosa vuoi fare. Faccio stampare i magazzinieri. Ci continua a lavora e a questo punto, Giuseppe, se ci dici anche che lavoro fai, così ci colleghiamo a distanza. che lavoro fa Casisa? Allora, tra le rapine. Esatto, aspetti, intanto che aspetto la risposta, no, a parte gli scherzi, vi saluto, per me è stato, a parte come sempre bello, perché poi rivedo, io vi considero amici, non so voi come consideriate me. No, ma... no, grazie per l'invito, grazie per la grazie, Michi. Molto carino. Ma quanti seguaci siamo ora? Non lo so, adesso quando finisce ve lo dico, quando vi mando un po', vediamo un pochettino i dati della diretta. Erano i miei amici. Erano abbastanza figli, eh. Poi adesso Eros, tu che condividila su Facebook la puntata. Ora la lancio. La lancio anche tu, Matteo, la condividi sul tuo Facebook. Ma sì, dai, prima devo fare una manovra per togliere quella foto del cazzo che hai messo, ma che... ti rovina la piazza ora lì, infatti, io con la reputazione, no, che schifo. Oh, avevi già il virus, eh? Hai già contagiato, hai già stato contagiato il COVID-13 avevo preso, Esatto. Vabbè, ragazzi, dai. Tu Eros, fai qualcosa a casa che prepari cibo o niente in questo periodo di quarantena? Ma carbonara. Carbonara tutti i giorni. Carbonara, sì. Mi invito se volete. Non lo dire che c'è Michele, no, poi l'invito, la maglia, le cose, per dire tranne uno. No, l'hai detto tardi perché 7:20, metti giù 7:21, mi chiama e mi dice la prossima trasmissione in diretta e facciamo, andiamo a Pisa, Eros. Comunque la carbonara, vedi che lui ha imparato dal ritiro in Inghilterra. In Italia pochi viaggi, sì. La carbonara, via la andiamo a lui in cucina, Allora, Mario, concluderei con un messaggio della tua amica Mariella La Monica. L'importante è che non la condivida Mavi, se no è un disastro. La puntata. Penso che intenda quello. Bravo. Che non la condivida. Sì, sa che io ho Facebook solo per questa trasmissione, ho due amici. A due amici. Che sei tu e Varese Sport, quindi e basta. Quindi io. Ti ricondividi. Ti ricondividi. Sì. Ragazzi, buona serata, grazie per essere stati con noi, buon appetito, speriamo di rivederci. Tra l'altro, Matteo, perché mi vengono in mente così, noi abbiamo rischiato di vederci in Francia, ti ricordi? A Parigi? Sì, no, infatti, guarda, comunque io ci ritorno sempre, ogni anno a Natale ci ritorno, perciò se tu ti capita di tornarci, ci vediamo là. E si è trasferito a Copenaghen nel frattempo. Non vado più in Francia. Va bene. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, Eros. Ciao, Matteo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Allora, per schiacciare, chiudite. Siamo ancora in live. Sì, siamo ancora in live, perché volevo chiudere con Mavillo. Ok, questi qua giorni... la maglietta, ma sotto non c'ho niente, quindi praticamente non voglio assarmi. Mi sta cacciando. No, per me posso stare qua. 54 ora. Minuti per ottenere le maglie. Matthew, quando gli hai detto che non ce l'hai, ha tagliato. Sì, Eros. Che deve mandare. No, potete... Mandami via, per favore. Ma Giulia non ci viene a far vedere.
Cosa? Vergogno. Giulia, Giulia, se lo ricorda che sono, dai, l'ho portata io a una trasferta a vederti. Si vergogna. Si vergogna. Vabbè. Giulia, vuoi salutare? Dai, vieni, Giulia. Non viene? Giulia, vuoi salutare? Vabbè, andate a cambiare. L'ho vista la settimana scorsa. Cambiare. Dai, tanto l'abbiamo vista recentemente noi. Io ero, non la conosco neanche, io non c'entro niente. Sarà modo. Ciao ragazzi, Mavi, prima o poi troveremo con qualcuno, non si sa ancora con chi, però adesso ce l'organizziamo il weekend, la prossima puntata. Ciao a tutti, grazie. Ciao ragazzi. Ciao.